Bene, buongiorno e benvenuti a tutti. E grazie della vostra presenza. La conferenza che prende ora avvio non è solo un doveroso tributo a uno studioso di straordinario spessore teorico, i cui lavori si sono sviluppati per quasi 60 anni nel corso del Novecento e nei cui riguardi molti di noi sono largamente debitori. E anche l'occasione per confrontare i problemi di oggi con un grande lascito intellettuale, vedere quel che è ancora vivo di quella lunga riflessione e valutarne l'odierna fecondità euristica. I miei allievi del passato semestre accademico, ai quali va il mio ringraziamento per l'assiduità con cui hanno seguito il mio corso, mi hanno più volte chiesto di sapere di più su Hayek, il che è venuto a coincidere con l'idea, che già da tempo stavo maturando, di organizzare una memorial conference. Ho così deciso di porre il mio personale interesse al servizio di una domanda di conoscenza e infatti responsabilità di un docente non lasciare mai inevasi gli interrogativi dei propri allievi. D'altronde, le scienze sociali hanno carattere cumulativo. Non c'è un nuovo e facile libro che possa fare tabula rasa del passato. Saper distinguere le diverse tradizioni culturali, comprendere quali siano i problemi di base della convivenza collettiva, individuare gli errori pregressi, capire quali possano essere ancora le risposte al momento adeguate, misurarsi con nuovi problemi, tutto ciò è indispensabile per la crescita della razionalità. È una ricerca a cui nessuna generazione può sottrarsi, perché la conseguenza è il totale disorientamento culturale, che è una forma assai grave di cecità. Mettersi a disposizione dei più giovani è quindi un inderogabile compito di chi è temporalmente più avanti nella carovana delle generazioni. Questa nostra conferenza è stata resa possibile dal generoso aiuto di numerose persone. Anzitutto da quello del professor Gennaro Olivieri, direttore del Dipartimento di Impresa e Management di questa università, a cui rivolgo un affettuoso ringraziamento. Ringrazio poi il dottor Pierluigi Celle, direttore generale di questo Ateneo, che ha accolto con sensibilità il mio progetto. Un ringraziamento va inoltre alla dottoressa Federica Capone e a Giusy Cotoia, che hanno seguito passo passo le fasi organizzative. Uno speciale grazie rivolgo all'editore Florindo Rubettino e all'avvocato Sandro Scoppa, presidente dell'omonima fondazione, che hanno condiviso con me fin dal primo momento l'idea di questa conferenza, mai facendomi mancare il loro insostituibile sostegno. Ringrazio inoltre Angela Fidone, professoressa all'Accademia delle Belle Arti, per la progettazione dell'invito e della locandina. Ringrazio ancora i relatori che, accettando il mio invito, ci rendono oggi beneficiari della loro vasta e riconosciuta competenza. Ringrazio i professori Pierpaolo Benigno e Pietro Reichlin che non mi hanno mai fatto mancare il loro incoraggiamento. Ringrazio i miei più stretti collaboratori, i professori Simona Fallocco e Nicola Iannello, il cui contributo è sempre presente nei miei progetti e nei miei lavori. Rivolgo un affettuoso saluto a Sergio Ricossa, professore emerito di politica economica nell'Università di Torino, che è colui al quale la mia generazione deve la prima conoscenza di Hayek. E ringrazio tutti gli amici che onorano con la loro presenza questa nostra manifestazione. Ovviamente a nessuna delle persone ora nominate può essere estesa la responsabilità per quanto dirò fra poco nella mia relazione introduttiva. Passo la parola al professor Olivieri. Prego. E quando il professor Infantino mi ha parlato di questa importante giornata di riflessione, devo dire che la mia memoria è andata indietro negli anni e
precisamente nel 1964, quindi 48 anni fa, quando studente della Facoltà di Economia della Sapienza stavo frequentando l'ultima lezione di politica economica tenuta dal professor Federico Caffè, il quale alla fine del corso era solito chiedere agli studenti di fare qualche domanda, di fare qualche osservazione alla fine di un percorso di una facoltà di economia. E mi ricordo che all'epoca mi alzai e feci a Federico Caffè la domanda: professore, alla fine di questo corso di studi, ed essendo già io allora in qualche modo proiettato verso studi più di carattere matematico, e gli chiesi, dico, professore, qual è la differenza tra le scienze cosiddette, diciamo così, tipiche, la chimica, la fisica, la matematica e così via, e invece la scienza economica? E il professor Federico Caffè diede a me e a tutta la classe una risposta che, devo dire, mi è rimasta nella mente in tutti gli anni successivi, dicendo appunto che l'economia era una scienza sociale e quindi non aveva validità generale come le scienze tipiche, ma valeva nel tempo, nello spazio, nella condizione che mano a mano si stava formando nel periodo. Ecco, appunto, ripeto, ho voluto raccontare questo episodio lontano nel tempo perché mi era stato risvegliato proprio dalla proposizione di questa giornata di riflessione, proprio perché spesso negli ultimi anni ho assistito quasi a una decontestualizzazione degli studi, diciamo così, più prettamente di tipo economico o economico-finanziario, specialmente quando si è andata affermando negli anni l'utilizzo in queste discipline, ripeto, economico e finanziarie, di modelli che venivano mutuati dalle altre scienze. E proprio la riflessione su questo punto, che cioè si voleva applicare all'uomo e al comportamento dell'uomo quelle che erano invece dei modelli che funzionavano per cose inanimate, come sono le cose chimiche, fisiche e così via. Ecco, secondo me una riflessione come quella che farete oggi in questa vostra giornata, e questa riflessione deve essere tenuta sempre presente, perché poi, ripeto, ho studiato la matematica finanziaria, quindi ho utilizzato questi modelli e utilizzo questi modelli anche professionalmente, devo dire, ecco, però ho cercato sempre di contestualizzare la situazione, di vedere qual è l'apporto che l'uomo può dare ad un determinato fenomeno, indipendentemente da quelli che sono invece i modelli che, almeno allo stadio attuale delle conoscenze, non tengono proprio perfettamente conto di queste problematiche, essendo, ripeto, mutuati da scienze che per loro natura trattano enti inanimati. Ecco, ho voluto dire questo proprio per dire che è stato per me di grande entusiasmo dare quel contributo che potevo dare come direttore del Dipartimento all'organizzazione e alla realizzazione di questo progetto. Quindi ringrazio il professor Infantino che mi ha dato questa opportunità e vi auguro di avere una giornata proficua. Io purtroppo ho già detto al professor Infantino che fra qualche minuto mi devo allontanare perché
devo recarmi in un'altra città per un altro evento, e quindi mi scuso anche con voi del fatto che fra un po' dovrò allontanarmi. Comunque, buona giornata e buon lavoro. Grazie. E qui con noi oggi Piero Stellino, mio carissimo amico, che malgrado tutti i suoi impegni ha lasciato Milano ed è venuto a seguire i nostri lavori. L'affetto che ci lega è tanto e io vorrei che lui almeno ci dicesse qualcosa di benaugurante per i nostri lavori. Piero, ti do il mio posto. Ecco, sì. Se mi dite come funziona... Io mi muovo poco volentieri da Milano o dal mio eremo provenzale dove in questo momento dovrei essere, ma mi sono mosso volentieri perché fare una giornata di lavoro su Hayek bisogna avere oggi in Italia un coraggio da leone, e il mio amico Lorenzo Infantino evidentemente questo coraggio ce l'ha, e quindi per quello che vale la mia presenza qui meritava che io lasciassi i miei eremi e venissi qui. Anche perché Hayek ha un difetto, come abbiamo un difetto tutti noi vecchi liberali, e cioè che abbiamo avuto ragione. Quelli che venivano considerati gli economisti della guerra fredda l'avevano vista giusta. Io sono vissuto a lungo in Unione Sovietica e ne ho visto la parabola discendente. Sono vissuto a lungo in Cina e ho visto quanto la Cina ha cercato di cambiare per modernizzarsi, e mi sono reso conto che il grande insegnamento di Hayek e del liberalismo in genere è soprattutto epistemologico, cioè come teoria della conoscenza. Cioè, fortunatamente noi liberali ci chiediamo come stanno le cose. E ponendoci la domanda come stanno le cose, di solito la risposta non può essere che empirica, cioè che falsificabile, empiricamente verificabile nella realtà. Cioè, se ci si chiede come stanno le cose, la risposta non può essere che verificabile. Se io dico che piove, se scrivo sul mio giornale, sul quale scrivo da 45 anni, il Corriere della Sera, che piove, è sufficiente che il lettore metta la mano fuori dalla finestra, se la ritira bagnata ho detto la verità, se la ritira asciutta ho detto una balla. Ecco, la superiorità della dottrina liberale rispetto alle altre dottrine è proprio questa, e cioè che tutte le sue affermazioni sono empiricamente verificabili, sono, come direbbe Popper, falsificabili. Ecco, la giornata di oggi io credo che sia la giornata appunto di un liberalismo empirico, anche scettico, che nasce più dall'illuminismo scozzese dei miei amici Hume, Smith, Ferguson, Reid e compagnia bella, piuttosto che dall'illuminismo razionalistico francese dove io vivo e che ha fatto qualche danno e che ha prodotto qualche danno nel Novecento. Il Novecento è stato il secolo breve dei totalitarismi, noi ne risentiamo ancora fortemente, la nostra cultura politica è ancora eccessivamente razionalistica, ammesso che lo sia, comunque sia tendenzialmente totalitaria, e quindi giornate di questo genere, soprattutto quando ci sono molti giovani che vi assistono, secondo me hanno una funzione molto importante, perché purtroppo se siamo ancora un paese di cultura tendenzialmente autoritaria o totalitaria lo dobbiamo ad una cattiva scuola e a un pessimo giornalismo. Noi quattro gatti liberali che scriviamo sui giornali ci sentiamo abbastanza isolati, però tutto sommato cerchiamo di fare la nostra parte. Docenti universitari come Lorenzo Infantino fanno la loro, e i relatori della giornata, vedo il mio vecchio amico Cubeddu ed altri, Colombatto, faranno la loro. Io per parte mia quello che vi auguro è che la giornata sia, come sarà sicuramente, proficua, e ringrazio ancora una volta il mio vecchio amico Lorenzo Infantino di aver avuto questo coraggio da leone. Grazie a voi di essere venuti.
Grazie Piero. Bene, mi sembra anzitutto indispensabile rammentare qualche dato biografico. Quella di Hayek è una delle vicende intellettuali più interessanti del XX secolo. Durante gli anni trascorsi da studente, egli si occupa soprattutto di economia sotto la guida di Wieser. È quella una Vienna travagliata dai problemi del primo dopoguerra, attraversata da tante tensioni sociali, ormai destinata a perdere non solo il primato culturale esercitato a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, ma anche a subire la diaspora delle sue migliori intelligenze. Della gravità della situazione erano stati consapevoli Karl Menger e Eugen von Bembawerk, lo è Wieser, che raccoglie le sue amare riflessioni ne La fine dell'Austria. E lo è Ludwig von Mises, che con straordinaria capacità predittiva prefigura per se stesso e per i suoi allievi un futuro lontano dal territorio austriaco e dalla stessa Europa. Qualche settimana prima del conseguimento della laurea in giurisprudenza, all'epoca l'economia politica si studiava in quella facoltà, Hayek si reca da Ludwig von Mises con una lettera di Wieser che lo presenta come un giovane economista molto promettente. Mises, che come Schumpeter si era formata all'interno del seminario di Bembawerk, è titolare di un ufficio governativo costituito per controllare l'applicazione di alcune clausole del trattato di pace del 1918. È l'inizio di una collaborazione che si prolungherà per quasi 10 anni. Mises assume Hayek, è il 1921, e fa anche di più, gli procura poco dopo, nel 23, i fondi per recarsi negli Stati Uniti, dove Hayek lavora con Jenks, il quale gli fa ottenere una piccola borsa di studio presso la New York University, e poi collabora con Thorpe e Beckert e si reca di nascosto alla Columbia University per seguire le lezioni di Mitchell. Partecipa all'ultimo seminario di John Bates Clark. Di ritorno dagli Stati Uniti, Hayek riprende il lavoro con Mises. L'esperienza americana e l'andamento delle economie lo spingono verso la teoria del ciclo economico, che è già uno degli interessi principali di Mises. Questi trova i finanziamenti necessari per la costituzione dell'Istituto Austriaco per lo studio della congiuntura. Hayek ne diviene direttore e Oscar Morgenstern è il suo principale collaboratore. Siamo nel 1927. 2 anni dopo, Hayek pubblica Teoria monetaria e Teoria della congiuntura, il suo primo lavoro organico, e consegue la libera docenza presso l'Università di Vienna. Esce nello stesso anno un saggio sul paradosso del risparmio, un testo che richiama l'attenzione di Lionel Robbins, il che preannunzia un radicale cambiamento nella vita di Hayek. C'è tuttavia un antefatto che bisogna prima conoscere. Come ha testimoniato François Perroux, la ricerca fioriva a Vienna nei seminari di Ludwig von Mises. A quegli incontri accorreva un uditorio internazionale attirato dai suoi libri e trattenuto dalle sue lezioni. Fin dal suo rientro dagli Stati Uniti, Hayek era stato ammesso da Mises a quei seminari a cui partecipavano, fra gli altri, Haberla, Machlup, Morgenstern, Strigel, Schütz, Kaufmann, Fegelin ed altri ancora. Lionel Robbins è fra i numerosi studiosi stranieri richiamati da quegli incontri. Ne è infatti ospite ed è molto attento a ciò che viene là discusso. Importa da Vienna soprattutto la parte statica del soggettivismo, quel che egli ritiene compatibile con la tradizione britannica. E nel 1931 decide di invitare Hayek a Londra per una serie di lezioni. Ecco come nella sua autobiografia Robbins ricorderà la vicenda. Le lezioni ebbero allora un effetto sensazionale, in parte perché esse rivelarono un aspetto della teoria monetaria classica che per molti anni era stata dimenticata, in parte perché svilupparono modelli di elementare struttura dell'economia capitalistica, finalizzati a mostrare l'influenza sulla produzione e sui prezzi relativi dei mutamenti nelle proporzioni di spesa assegnate rispettivamente al consumo e all'investimento. Le lezioni
continua Robbins, furono nello stesso tempo difficili ed eccitanti e produssero una tale impressione di conoscenza e di creatività che quando con mia grande sorpresa Beveridge chiese se avessimo voluto invitare Hayek a unirsi a noi in via permanente, ci fu un voto unanime in suo favore. Hayek ha a Londra una gamma di possibilità che nella declinante Vienna non potrebbe avere. Il trasferimento in Inghilterra è quindi un evento fortunato della sua vita ed è soprattutto un evento fortunato nella storia delle scienze sociali. Le lezioni del 1931 vengono subito pubblicate sotto il titolo di Prices and Production e non costituiscono un testo di facile lettura. Anzi, stando alla testimonianza di Robbins, poco fa richiamata, vengono per l'appunto accolte dall'ambiente come difficili ed eccitanti. Il che conduce subito a una domanda: perché difficili? Il fatto è che per comprendere quel testo occorre avere presente che dietro Hayek c'è la grande disputa sul metodo che aveva visto Karl Menger sottoporre a severo vaglio critico l'induttivismo romantico della giovane scuola storica tedesca dell'economia. È una disputa a cui Alfred Marshall non aveva saputo attribuire il corretto significato. E ciò mostra che nella teoria economica inglese l'utilitarismo in senso stretto, quello che discende da Bentham, James Mill, Ricardo e John Stuart Mill, aveva avuto netta e tacita prevalenza, lasciando in ombra l'evoluzionismo di Mandeville e dei moralisti scozzesi. È per tale ragione che l'evoluzionismo viennese, incorporato nelle lezioni hayekiane, risulta poco decifrabile. Quando Hayek giunge a Londra, domina pertanto una tradizione culturale diversa dalla propria, che solo con poche eccezioni, come quella di Robbins, guarda con la giusta attenzione a quel che avviene sul continente europeo. Non si conosce il retroterra gnosiologico e metodologico di Prices and Production. È una lettura priva di quel retroterra, perde il proprio respiro culturale. Il testo hayekiano costituisce uno dei momenti più rilevanti di quelli che George Shekel ha denominato gli anni dell'alta teoria. Per porlo però nella giusta luce occorre conoscerne le coordinate, afferrarne i presupposti gnosiologici e identificare la concezione sociopolitica dentro cui quelle lezioni vengono collocate. Essi hanno infatti un significato culturale che, se chiarito, rende meno sorde le questioni di mera tecnica economica. Tra l'altro, permette di leggere la disputa con Keynes, a cui meccanicamente Hayek e le sue prime lezioni londinesi vengono associate, sulla scorta di variabili più rilevanti. Dobbiamo quindi sospendere per il momento l'analisi di questo testo. Partiamo da un punto decisivo. Sebbene chiamato a Londra come conoscitore della teoria monetaria, Hayek si applica quasi subito alla pubblicazione, per conto della London School of Economics, dei Collected Works di Karl Menger, che escono nel 1934, con una sua perspicua introduzione. In quel preciso momento nessuno avrà forse pensato di considerare quel lavoro come indicativo della vastità degli interessi hayekiani. Ma già nei due anni successivi quel suo impegno mostra di non essere un'occasionale e momentanea diversione. Vediamone le ragioni. L'attore con cui Menger ha sviluppato il proprio disegno teorico non è un illuminato calcolatore. È una creatura male informata che erra, tormentata dall'incertezza, sempre esitante fra allettanti speranze e ricorrenti paure, congenitamente incapace nel perseguimento dei propri scopi di porre in essere decisioni ben calibrate. Ignoranza e fallibilità sono perciò i tratti antropologici dell'attore mengeriano. E danno corpo a una condizione che è decisiva per comprendere le ragioni della scienza, ivi comprese le scienze sociali. Mi ha procurato molto piacere trovare in una sperduta pagina di Émile Durkheim, un pensatore per molti versi inconiugabile con Menger,
L'idea che l'esistenza di un uomo capace di creare, modificare e sopprimere le leggi a suo piacimento è una vera e propria superstizione che ha gravemente ritardato la nascita delle scienze sociali. Durkheim avrebbe potuto formulare con maggiore precisione la sua osservazione. Essa ci spinge comunque a comprendere che la presenza fra noi di un uomo ritenuto onnisciente fa venire meno la necessità di quell'esplorazione dell'ignoto di cui la scienza si nutre. Ed è una situazione che non viene modificata dal fatto che la conoscenza sia posseduta da un gruppo di uomini o dalla ipotesi che tutti sappiamo tutto, perché la presunzione di conoscere ci rinserra dentro l'ambito della logica proiettiva in cui intenzioni e realtà coincidono, il che recide alla radice l'esigenza del processo sociale di accrescimento della nostra razionalità e di correzione degli errori. Ebbene, la condizione umana di ignoranza e fallibilità su cui ha impostato la propria analisi ha consentito a Menge di formulare quella metodologia che egli stesso ha definito metodo compositivo, a cui Joseph Schumpeter ha dato il nome di individualismo metodologico e Max Weber quello di metodo individualistico. In totale coerenza con i suoi presupposti, tale metodologia richiama fortemente l'attenzione sul fatto che le azioni umane intenzionali producono conseguenze inintenzionali, ossia le azioni generano esiti non programmati e questi possono confliggere con le finalità dell'attore o non confliggere e possono, in ogni caso, coagularsi e determinare la nascita di norme o di quelle costellazioni di norme a cui diamo il nome di istituzioni sociali. Menge si è soffermato sull'origine inintenzionale del linguaggio, della famiglia, della città, dello Stato, del danaro. Dico danaro e non moneta per ragioni che saranno più chiare con gli interventi del professor Colombatto e del professor Aguirre. La pubblicazione dei Collected Works di Menge produce degli effetti. Consente ad Hayek di portare a un più alto livello l'assorbimento di un grande lascito metodologico, con cui egli colpisce subito due obiettivi. Dirige contestualmente le sue critiche contro l'idea della pianificazione economica e contro la teoria dell'equilibrio economico generale. Sul primo tema pubblica nel 1935 Collectivist Economic Planning, in cui raccoglie i noti saggi di Pearson, Barone, Mises, Holm, introducendoli e corredandoli di un suo saggio conclusivo. Cura anche Economic Planning in Soviet Russia, il libro che Boris Bruskus aveva originariamente scritto all'inizio degli anni venti. Sulla seconda questione, quella dell'equilibrio walrasiano, Hayek tiene nel 1936 al London Economic Club una conferenza dal titolo Economics and Knowledge, il cui testo appare l'anno successivo su Economica. Poiché lo stesso Hayek ha autobiograficamente considerato tale saggio come il suo più originale contributo alla teoria economica e come l'evento decisivo della sua biografia intellettuale, è su di esso che bisogna subito soffermarsi. Hayek afferma che Economics and Knowledge è un'analisi degli errori metodologici commessi dagli economisti. La teoria dell'equilibrio economico generale adotta lo stratagemma di assumere un mercato perfetto dove ogni evento è conosciuto istantaneamente da ciascun individuo. È la conseguenza della pesante ipoteca pagata alla teoria giusnaturalistica. Mises si era soffermato su ciò. E già prima di lui Georg Simmel aveva affermato che il mondo non è fatto di individualità fittizie prese isolatamente e supposte come uguali. Come Hayek precisa, l'ipotesi del mercato perfetto postula che tutti i membri della collettività, anche se non onniscienti in senso stretto, conoscano perlomeno quanto è rilevante per le loro decisioni. E se così è, l'equilibrio non è una situazione che si raggiunge, bensì qualcosa di presupposto. Perché quando si dice che i soggetti conoscono tutto, allora essi sanno come armonizzare le loro azioni, si trovano già in una situazione di equilibrio. Hayek dice infatti, l'affermazione secondo la quale se i soggetti conoscono tutti, essi si trovano in equilibrio, è certamente vera, ma solo perché ciò corrisponde al modo in cui noi definiamo il concetto di equilibrio.
L'ipotesi di un mercato perfetto altro non è, da questo punto di vista, che un modo diverso di dire che l'equilibrio esiste, ma ciò non ci avvicina affatto alla spiegazione del come e quando tale configurazione di equilibrio si realizzi. Il fatto è che siamo privi della conoscenza rilevante. Il disequilibrio presente nella vita individuale, da cui viene la spinta all'azione, trova nella cooperazione sociale solo una parziale e imperfetta risposta. Alimentiamo perciò un processo sempre inconcluso di ricerca di parziali soluzioni che ci consente di sostituire una meno accettabile situazione di disequilibrio con una più accettabile situazione di disequilibrio. Discendono da ciò alcune conseguenze che Hayek ha negli anni sempre meglio precisato. Primo punto. Se i presupposti su cui si basa la teoria dell'equilibrio economico generale fossero riscontrabili nel mondo reale, essi renderebbero la concorrenza completamente priva di interesse e inutile. Se tutti fossimo a conoscenza di ciò che la teoria economica chiama i dati, la concorrenza sarebbe davvero un metodo molto rovinoso. Esiste però un corpo di conoscenze molto importanti, ma non organizzate, che non possono essere considerate scientifiche, nel senso di conoscenze di legge generali. Sono le conoscenze delle circostanze particolari di tempo e di luogo. Proprio rispetto a questo tipo di conoscenze, ogni individuo si trova in vantaggio rispetto a tutti gli altri, dal momento che egli possiede informazioni uniche che possono essere utilizzate con profitto, ma solo se le decisioni che dipendono da queste vengono lasciate a lui o sono prese con la sua attiva collaborazione. C'è quindi un problema di divisione della conoscenza, che è totalmente analogo e di almeno pari importanza rispetto a quella della divisione del lavoro. L'uno e l'altro problema possono trovare adeguata risposta solo nella competizione, perché essa ci mostra chi di noi sa far meglio e inoltre ci fa vedere quali beni siano scarsi o quali cose siano dei beni, quanto siano scarsi o che valore abbiano. Tutte queste cose è ciò che la concorrenza deve scoprire. La competizione è perciò un procedimento per scoprire fatti che senza di essa nessuno conoscerebbe o che nessuno utilizzerebbe. Essa mobilita quel che sappiamo e lo sottopone a un permanente controllo. È un viaggio esplorativo nell'ignoto, dice Hayek, perché non conosciamo in anticipo a quali risultati ci porterà. Punto secondo. Stando così le cose, l'idea della massimizzazione diviene inaccettabile. Non conosciamo i dati rilevanti e non sappiamo che cosa massimizzare. Ne discende che bisogna porre in discussione la definizione di economia formulata dall'utilitarismo in senso stretto. John Stuart Mill, a cui si deve il profilo canonico dell'homo economicus, ha sostenuto che la dimensione economica nasce solo dal desiderio di ricchezza e che la legge psicologica interessata è quella ben nota, secondo la quale a un guadagno minore se ne preferisce sempre uno maggiore. Di qui la paradossale conseguenza che sarebbe sufficiente riformare tale desiderio per dare misura all'uomo e cancellare la dimensione economica dalla vita. Il che costituisce una conclusione totalmente insostenibile. La variabile economica non è l'esito di un colpevole desiderio di ricchezza, è il prodotto della condizione umana. Per la tradizione austriaca come per quella scozzese, la dimensione economica è generata dalla condizione di scarsità. Economici sono quindi i mezzi, non i fini ultimi dell'azione. E Ludwig von Mises è colui che prima di Hayek ha meglio chiarito tale punto. Dobbiamo quindi economizzare, ma non siamo in grado di massimizzare alcunché. Il processo competitivo, e qui è Hayek che parla, al pari degli esperimenti scientifici è prima di tutto ed essenzialmente un processo di scoperta e non si può dire della concorrenza come di nessun altro esperimento che essa porti a una massimizzazione di un qualche risultato misurabile. Semplicemente essa porta in condizione favorevole all'uso di maggiori capacità e conoscenze di qualsiasi altra procedura. Si comprende così la ragione per la quale Hayek presenta l'homo economicus come la vergogna della famiglia degli economisti. La psicologia cognitiva, che con molto rumore mette sotto accusa il modello utilitaristico in senso stretto, avrebbe tanto da apprendere
da una lettura delle pagine di Mises e Hayek, e non dovrebbe mai dimenticare che la scienza sociale comincia laddove la psicologia finisce, perché il suo territorio è costituito dall'interazione e dalle conseguenze inintenzionali da questa prodotte. Veniamo al terzo punto. La teoria dell'equilibrio economico generale altro non è, dice Hayek, se non logica pura, priva di qualsiasi affermazione circa il mondo reale. I sociologi mettono di solito in particolare risalto il fatto che l'usuale modo di procedere della teoria economica sottintende l'esistenza di un determinato assetto istituzionale, mentre l'economista teorico replica sostenendo che la sua costruzione logica è di una tale generalità che non ha bisogno di fare uso di alcun tipo di habitat normativo. Hayek precisa: la verità è che nell'ambito della logica pura della scelta, alla quale l'economista è ampiamente interessato, egli è nel giusto per quanto concerne la sua asserzione. Non appena però intende sfruttarla per la spiegazione di un processo sociale, egli deve allora chiarire a quali condizioni istituzionali vuole riferirsi. Chiariti i tre punti di cui sopra, possiamo andare al problema della pianificazione. Soffermandosi su Economics and Knowledge e sulla teoria della concorrenza che da quel saggio discende, si comprende come la condizione umana di ignoranza e fallibilità impedisce di affermare che tutti sappiamo tutto. E tuttavia, come non è possibile sostenere che tutti sappiamo tutto, non è possibile attribuire una presunta onniscienza a un singolo o a un gruppo di uomini. La pretesa che un uomo o un'elite abbiano almeno la conoscenza dei dati rilevanti e possano modellare centralisticamente la società è una riproposizione del mito della fondazione e del grande legislatore. Quale che ne sia la sua colorazione, il collettivismo politico si nutre della presunzione di possedere una verità manifesta. È un progetto che nega la condizione umana di ignoranza e fallibilità, che salta a pieppare il teorema della dispersione della conoscenza, sostiene di avere coscienza del tutto, di comprendere cioè tutti i fini e tutto il sapere della società o dell'umanità, ma in effetti non fa altro che esaltare la ragione di quel singolo o di quei pochi che si dichiarano titolari di questo piano. Non è difficile accorgersi che il collettivismo politico cerca di nascondere. Il lascito metodologico di Menger rafforza quanto sostenuto da Hayek. Il fondatore della scuola austriaca di economia temeva che in qualche modo la presunzione di onniscienza potesse riaffermarsi. E questo è il motivo per cui egli si è tenacemente opposto alla reificazione dei concetti collettivi. Per Menger la collettività come tale non è un soggetto in grande che ha bisogni, lavora, agisce economicamente e concorre. L'economia di un paese nella sua forma più generale è un fenomeno complesso di economie individuali. Ciò significa che i concetti collettivi, Stato, Chiesa, setta, partito, eccetera, non possono indicare delle entità a cui attribuire un'esistenza distinta e autonoma rispetto alle azioni individuali. Weber dirà poi che abbiamo bisogno di stenogrammi per indicare un processo di azioni umane di specie particolari, ma tale nostro bisogno non trasforma quei termini in soggetti dell'azione. La loro reificazione costituisce, lo ha esemplarmente scritto Eugen von Benbavark, un flagrante errore di duplicazione della realtà, il che produce degli esiti inaccoglibili. Se i termini collettivi diventano soggetti, accade anzitutto che le nostre azioni non sono più la causa dei fenomeni sociali, divengono la conseguenza dell'agire di quei concetti reificati. E ciò, a tacer d'altro, è una palese inversione dell'imputazione causale. Non solo, e questo è il problema che più importa, se si dà esistenza autonoma e separata a quei concetti, essi si ergono al di sopra degli individui e possono pertanto essere utilizzati come enti depositari o portatori di una conoscenza o di un punto di vista superiore. Il collettivista parla infatti del punto di vista della società o dell'umanità,
il che solamente il mascheramento della volontà di alcuni, che si dichiarano rappresentanti dell'entità collettiva, di paralizzare la scelta individuale e il confronto critico. Coerentemente perseguita, dice Hayek, questa concezione deve necessariamente portare a un sistema nel quale tutti i membri della società diventano meri strumenti di un'unica mente direttiva. Si rinuncia così al processo sociale, alla mobilitazione delle conoscenze disperse, a un generalizzato procedimento di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. Si sopprime ogni spontaneità sociale. La critica di Hayek al collettivismo politico non poggia solo su basi gnosiologiche. Certo, queste gli hanno consentito di isolare subito quel vizio filosofico che egli stesso ha chiamato abuso della ragione e più tardi poi costruttivismo, e che consiste nella presunzione di poter dirigere centralisticamente la società. E tuttavia, per potersi affermare, il collettivismo politico non ha solamente bisogno di dichiararsi portatore di una verità manifesta, superiore a qualunque punto di vista individuale, ha necessità di colpire la fonte da cui gli attori attingono le loro risorse, cioè a dire la proprietà privata. Quasi contestualmente, nel 600, James Harrington e François Bernier hanno formulato il teorema secondo cui non ci può essere libertà individuale e sviluppo socio-economico senza proprietà privata. Il professor Pellicani, oggi presente fra noi, ha ripetutamente richiamato la nostra attenzione su questo teorema. Harrington ha scritto: se un uomo è il solo signore di un territorio o supera il popolo possedendone tre parti su quattro, egli è il gran signore. Per questo il turco è chiamato così per la sua proprietà e il suo governo è la monarchia assoluta. Da parte sua Bernier ha sostenuto: abolire la proprietà privata significherebbe introdurre, per una inevitabile conseguenza, la tirannia, la schiavitù, l'ingiustizia, la miseria, la barbarie, rendere le terre incolte, trasformarle in deserto, aprire la via alla rovina e alla distruzione del genere umano e al crollo della monarchia e dello Stato. Hayek dà a quel teorema la sua più nitida articolazione. Egli dice: il controllo economico non è solo il controllo di un settore della vita umana che possa venire separato dal resto, è il controllo dei mezzi per tutti i nostri fini. E chiunque abbia l'esclusivo controllo dei mezzi deve anche determinare quali fini debbano essere realizzati. Passiamo alla parte più prettamente propositiva della teoria sociale hayekiana. Il teorema della dispersione della conoscenza, sebbene trascurato dalla tradizione utilitaristica in senso stretto e se ne capiscono le ragioni, occupa un posto centrale non solo nell'opera di Hayek, ma anche nella Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith. Si può anche dire che tutti i moralisti scozzesi, in ciò preceduti da Bernard de Mandeville, hanno posto a base della limitazione del potere pubblico delle ragioni gnosiologiche. Lo si può vedere in David Hume, Adam Ferguson, John Miller. Essi hanno colpito mortalmente il mito del grande legislatore e hanno collocato al suo posto una teoria positiva della cooperazione volontaria. È noto che l'inventariazione e la soluzione dei problemi della vita individuale e collettiva possono essere affidate all'azione dei governati o possono essere fatte proprie dai governanti. La teoria di Mandeville e dei moralisti scozzesi imbocca la prima delle due strade. Sottrae quindi la cooperazione fra gli uomini alle prescrizioni del potere pubblico e ne fa l'oggetto della scelta individuale, il che ovviamente costituisce una radicale limitazione della sfera di intervento della mano pubblica. In parte in via diretta, scusate.
in parte in via diretta, in parte tramite l'opera di Berg. Tale idee erano giunte a Menger. Ciò vuol dire che Hayek lascia Vienna con un bagaglio culturale sintonico rispetto alla proposta formulata da Mandeville e dai moralisti scozzesi. Constatata l'impossibilità di articolare la vita collettiva tramite la direzione unitaria, poiché manca una fonte privilegiata della conoscenza e quel poco che sappiamo è altamente disperso all'interno della società, i moralisti scozzesi si sono affidati al processo sociale. In tal modo che all'ordine inintenzionale, costruito da una mente centralizzatrice, essi hanno opposto l'ordine inintenzionale, ossia una compatibilità delle azioni che si forma senza obbedire a un piano unitario. La vita collettiva non è quindi resa possibile da un accordo sugli scopi da perseguire, da una gerarchia obbligatoria dei fini. Se così fosse, si rimetterebbe in gioco la soluzione di carattere prescrittivo, perché ognuno dovrebbe adeguarsi a quella gerarchia. Per potersi affrancare dallo schema coercitivo, è necessario che la cooperazione fra gli uomini sia invece incentrata sull'esclusivo scambio di mezzi, cioè sulla base delle proprie conoscenze e delle proprie risorse, ognuno decide i propri fini. E poiché non c'è alcuno che possa essere autosufficiente, nessuno può perseguire i propri scopi senza l'intervento dell'altro. È pertanto necessaria la cooperazione altrui. In cambio di quel che chiede, ciascuno offre alla controparte dei mezzi, e da ciò discendono due importanti conseguenze. Primo, come Hayek precisa, cooperiamo alla realizzazione delle finalità degli altri, ma normalmente non le conosciamo e se anche le conoscessimo potremmo non condividerle. Ognuno favorisce in via inintenzionale il perseguimento degli scopi altrui. Secondo punto, la mancanza di un accordo sui fini estende e intensifica la cooperazione sociale, che è di solito cooperazione fra sconosciuti. Il perimetro degli scambi si allarga e il volume si moltiplica. Per rendere più chiaro tale processo, occorre dividere l'azione di ciascuno in due parti: in quel che direttamente facciamo per realizzare i nostri scopi e in ciò che dobbiamo fare a beneficio degli altri per ottenere la loro cooperazione. Cioè, chiunque voglia soddisfare i propri bisogni o realizzare i propri progetti, deve favorire il conseguimento dei fini altrui. Le azioni si intersecano e si coadattano, il che dà vita a un ordine sociale che non rientra nei piani individuali e che nessuno può previamente programmare. Il che è stato da Adam Smith reso anche con l'immagine della mano invisibile, su cui molti discettano senza sapere realmente di che cosa si tratti. Un meccanismo sociale che, alla luce di quanto testé detto, non ha nulla di misterioso, indica solo che ogni atto individuale è necessariamente un giano bifronte al servizio di finalità proprie e di finalità altrui. È pertanto possibile sostituire l'ordine prescrittivo del grande legislatore con il coadattamento volontario delle azioni. Perché ciò avvenga, non è però sufficiente affrancarsi dal punto di vista privilegiato sul mondo. Al riconoscimento dell'ignoranza e della fallibilità umane bisogna aggiungere la proprietà privata e il sistema giuridico a essa correlato. Senza detenzione privata delle risorse non ci può essere libertà di scelta. E il teorema di Harrington e Bernier, tutto questo, già lo sappiamo. Hayek esprime tale teorema in termini paradigmatici. Ripetiamolo, il controllo economico non è solo il controllo di un settore della vita umana che possa essere separato dal resto, è il controllo dei mezzi per tutti i nostri fini. E chiunque abbia l'esclusivo controllo dei mezzi determina quali fini debbano essere perseguiti, quali valori debbano essere considerati superiori e quali inferiori, in breve cosa gli uomini devono credere e a che cosa aspirare. Ma c'è di più. Il sistema giuridico connesso alla proprietà privata, proprio perché deve rendere possibile l'esercizio dell'autonomia individuale,
è costituito da norme generali e astratte che hanno come scopo la delimitazione dei confini fra le varie azioni. E questo è lo scopo del diritto, delimitare i confini fra le nostre azioni. Ossia, queste norme non possono prescrivere contenuti o scopi, possono solo indicare quel che agli attori non è consentito fare, che poi quanto reca danno agli altri. E in tal modo che si garantisce a ciascuno una sfera privata di autonomia che è interdetta agli altri e allo stesso potere pubblico. Il governo della legge si sostituisce al governo degli uomini. Discende da ciò che l'interazione fra i soggetti dà luogo a un processo ateleologico. Mancando il punto di vista privilegiato sul mondo, ogni attore è titolare di libertà decisionale. La proprietà privata consente di esercitare tale autonomia, nella quale ciascuno mobilita la propria conoscenza e le proprie capacità. Si accende così un estesissimo procedimento di scoperta di cui non è possibile conoscere in anticipo l'esito. Si comprende allora perché il bene comune non può essere una meta previamente decisa, è dato invece da un ordine astratto, un insieme di norme giuridiche che non impongono un contenuto specifico alle azioni. E questo ordine astratto garantisce il coadattamento delle azioni individuali e lascia indeterminato il grado in cui i molteplici bisogni particolari saranno soddisfatti. Lascia cioè indeterminato l'ordine che concretamente si realizzerà. Menga aveva utilizzato la condizione umana di ignoranza e fallibilità per porre in evidenza l'origine inintenzionale delle principali istituzioni sociali. Ben prima del fondatore della scuola austriaca di economia, i moralisti scozzesi avevano scoperto la società, erano cioè giunti a quella concezione che vede nella vita collettiva un ordine non programmato. Dalla coniugazione di queste due tradizioni di ricerca, che sono in fondo due sviluppi della stessa tradizione evoluzionistica, Hayek ha tratto la base della propria mappa teorica ed è anche arrivato a spiegarci che l'uomo non può programmare la crescita della propria mente, come non può programmare la crescita della civiltà. La sua grande opera di psicologia teorica, The Sensory Order, è una delle pietre angolari dell'edificio da lui costruito. Occorre riconoscerlo. Hayek è stato nel Novecento lo studioso che più si è soffermato sulla nascita degli ordini spontanei e sulla natura inintenzionale dell'ordine sociale. Sono tutti problemi che le acquisizioni telematiche, con i loro enormi e continui flussi di informazioni, pongono con urgenza davanti a noi. Sappiamo adesso in quale contesto collocare Prices and Production, le difficili ed eccitanti lezioni londinesi del 1931. Quelle lezioni non vengono dal nulla e non vanno verso il nulla. Esse hanno come presupposto una concezione della società intesa come ordine inintenzionale e sono una parte irrinunziabile di un disegno teorico che Hayek ha gradatamente sviluppato. Nella teoria austriaca del ciclo economico ci sono vari elementi. Il suo ineliminabile punto di partenza è dato dalla riflessione dedicata da Eugen von Bembaverk al capitale e all'interesse. Gli attori preferiscono beni presenti a beni futuri, il che è un'ovvia conseguenza del tempo limitato di cui ciascuno di noi dispone. Ciò significa che un incremento del risparmio e un abbassamento del tasso di interesse rendono possibile un indebitamento a più lungo termine e quindi l'allungamento della struttura produttiva.
Si realizza così un incremento della produzione di beni di ordine superiore, cioè di beni capitali. Il contrario accade nell'ipotesi opposta. Bixel, che ha riconosciuto l'importanza dei lavori di Ben Baverk, è giunto ad affermare che nessun autore è riuscito a penetrare a fondo, come l'economista austriaco, nella natura del problema. E ha precisato: si riduca l'interesse sul capitale, risulteranno allora relativamente più vantaggiosi quei rami di produzione che richiedono, in funzione delle loro condizioni tecniche, un periodo più lungo di produzione, mentre risulteranno meno vantaggiosi quei rami di produzione di più breve durata. I primi si espandono, i secondi si contraggono. Come è noto, Wixel ha aggiunto qualcosa di più specifico. Ha chiarito che non è l'alto o basso livello dell'interesse sul prestito in senso assoluto da considerare come causa della modifica della struttura temporale della produzione, ma la sua relazione con quello che egli ha chiamato interesse naturale del capitale, che è quel saggio di interesse che sarebbe determinato dall'offerta e dalla domanda nelle ipotesi che i capitali reali fossero prestati in natura senza mediazione della moneta. Possiamo però qui intendere per interesse naturale quel tasso che si determinerebbe in assenza di interventi da parte dei pubblici poteri, da cui consegue che ogni provvedimento delle pubbliche autorità che porti il saggio di interesse a un livello maggiore o minore dell'interesse naturale determina un'alterazione dell'allocazione intertemporale delle risorse. Utilizzando l'individualismo metodologico, Mises ha arricchito tale teoria. Ha spiegato che l'accrescimento della quantità di moneta produce una diminuzione del potere d'acquisto che non colpisce in maniera uniforme i diversi beni. Come dire che cambiano i prezzi relativi, che la moneta non è neutrale. Il fenomeno inflazionistico è quindi, come ripete il professor Colombatto, insistentemente ripete il professor Colombatto, è un processo sequenziale. Lo aveva ben capito Cantillon, e Hayek apre Prices and Production con una citazione tratta dal famoso essay di Cantillon, Essai sur la nature du commerce en général. E Hayek ha chiaro che il punto realmente importante per la teoria del ciclo sta nell'esistenza di certi scostamenti nelle singole relazioni di prezzo, prodotti da variazioni nel volume della circolazione monetaria, che avvengono in certi tratti dell'attività economica e che conducono necessariamente a modificare la struttura della produzione. E questa è la nitida individuazione di un problema. Hayek sa che l'inflazione può essere un incentivo alla produzione o ad alcune produzioni, ma è pure consapevole del fatto che l'incremento della circolazione monetaria può avere effetti favorevoli sull'attività economica soltanto nell'intervallo di tempo in cui il processo sequenziale di riaggiustamento dei prezzi non giunge a completamento. Ed è quanto, manifestamente ispirato da Cantillon, J. Hume aveva messo in evidenza. Di più, Hayek sa che se i prezzi futuri sono correttamente previsti, l'inflazione non ha alcuno di quegli effetti stimolanti che spingono ad accenderne il meccanismo. C'è tuttavia una questione ancora più profonda. Quando si è poi costretti a fermare o a rallentare l'inflazione, tutte quelle iniziative che erano state poste in essere sulla base di aspettative inflazionistiche non possono più essere portate a termine. C'è una distruzione di capitale. E per tale ragione che Hayek, recensendo il trattato sulla moneta, il Treatise on Money, rimprovera a Keynes di avere completamente ignorato le basi teoriche dell'analisi di Wixel, di non avere posto la teoria del capitale in prima linea, e Keynes replica che una trattazione dell'argomento conduce piuttosto lontano. C'è qui probabilmente un antefatto. L'incapacità di Marshall di individuare il nucleo vitale della teoria del capitale formulata da Ben Baverk. Potrei soffermarmi anche sui limiti teorici del moltiplicatore keynesiano,
ma in apertura di questa relazione avevo promesso di leggere la disputa fra Hayek e Keynes attraverso variabili più rilevanti di quelle offerte dalla teoria economica in senso stretto. Lo faccio immediatamente. Hayek considera il tasso di interesse un fenomeno reale, generato dalle preferenze intertemporali degli attori sociali. Keynes vede invece nel tasso di interesse un fenomeno esclusivamente monetario o politico. Monetario e quindi politico. Già queste posizioni lasciano vedere quel che si trova dietro le quinte della mera tecnica economica. Ci sono due contrapposte concezioni della società. Coerentemente con tutto il resto della sua teorizzazione, Hayek è sostenitore di un ordine inintenzionale in cui la politica svolge una funzione di complemento e non può mai assurgere al rango di variabile indipendente. Al contrario, Keynes ritiene in maniera costruttivistica che la politica sia la variabile decisiva, vuole che il tasso di interesse sia pari a zero, perché un po' di riflessione, egli scrive nella teoria generale, mostra quali enormi mutamenti sociali risulterebbero da una scomparsa progressiva di un saggio di remunerazione sulla ricchezza accumulata. Ma fissare il tasso di interesse a zero equivale a voler cancellare il postulato di scarsità. È come volere riplasmare la condizione umana. E c'è da chiedersi: tutto ciò è possibile? Grazie, grazie. Tutto ciò è possibile? Per brevità, saltiamo a pieppare tale interrogativo, anche se sappiamo cosa si celi dietro la tentazione di riplasmare l'uomo. Aggiungiamo però dell'altro. Keynes vuole pure che lo Stato determini l'ammontare complessivo degli investimenti e l'una e l'altra cosa determinano un'allocazione politica delle risorse, dal che discende. Dal che discende, quindi dall'interesse pari a zero e dall'investimento che deve essere realizzato dalla mano pubblica, da tutte queste due cose discende, Keynes ne sia consapevole o no, che la scelta individuale viene meno. O è fortemente fuorviata dalle manipolazioni governative. Il libero processo di mobilitazione delle risorse e delle conoscenze viene impedito. Si afferma così un ordine prevalentemente prescrittivo. Il potere dei governanti si affranca da qualsiasi limitazione. Il governo della legge viene divelto. Le protezioni politiche si diffondono. La selezione competitiva viene marginalizzata. La produttività subisce una netta caduta. E potrei aggiungere anche altre conseguenze. Ci troviamo pertanto di fronte a due contrapposte concezioni della vita individuale e collettiva. E giungiamo alla domanda conclusiva. Il processo di globalizzazione e gli odierni giganteschi flussi di informazione vanno nella direzione di Hayek o in quella indicata da Keynes? Ci atteniamo semplicemente alla consapevolezza della condizione umana di ignoranza e fallibilità. E questa ci suggerisce che non possiamo sottrarci all'esigenza di mobilitare conoscenze largamente disperse. Non possiamo sottrarci alla necessità di dare vita a un grandioso procedimento di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. Abbiamo allora bisogno di un ordine inintenzionale. Un ordine cioè basato sulla libertà individuale. Sulla libertà individuale di scelta e sulla competizione, che dalla libertà individuale di scelta discende, perché libertà di scelta significa libertà di offrire e libertà di domandare, e la competizione che è poi il solo sistema in grado di minimizzare, come Hayek non si è mai stancato di ripetere, il potere dell'uomo sull'uomo. Grazie.
Bene. Adesso diamo la parola al professor Colombatto. Bene, grazie molte. Io sono un po' in imbarazzo perché dopo la relazione di Infantino non c'è più niente da dire. Siamo più un finito. Chiedo scusa, voi sapete, i miei allievi più anziani sanno che io da anni, o per molti anni, ho invitato il professor Colombatto alla LUIS a fare delle lezioni ai miei allievi, quindi non è possibile che io abbia esaurito gli argomenti. Il professor Colombatto ha tante cose da dirci.